Ciao ragazzi, come va di nuovo insieme alle mie lezioni? Vi invito tutti a dirmi quando ci siete per fare la diretta pre-feste, quindi l'ultima, seconda e ultima diretta di quest'anno. Ho messo il link, cioè metterò il link sotto al video dove vi apparirà magicamente un sondaggio sui giorni e le ore che preferite. Allora, oggi vado a rispondere a, io non ho idea di come si chiama, però Zeta Music, il nome su YouTube è questo, che mi ha chiesto come improvvisare su un giro di accordi. Allora, la domanda è un pochino generica, nel senso che io presumo in un contesto comunque pop, diciamo musica leggera, un contesto dove che può capitare molto frequentemente. Quindi per la lezione di oggi ho preso un giro di accordi semplice che ora vi mostro e soprattutto vi mostro come ragiono io quando mi trovo davanti a una situazione simile perché, come ho già detto molte volte, l'improvvisazione per me è una tra le cose più soggettive che ci sono nella musica, poiché quello che se sentiamo lo stesso bassista fare un solo, magari a me mi trasmette delle emozioni allucinanti, e a te che sei accanto dici, vabbè, proprio perché ognuno di noi coglie un determinato particolare. Una frase gli trasmette qualcosa, è veramente soggettiva la cosa. E anche per chi suona, quindi non per l'ascoltatore, ma per il bassista, il musicista che fa il solo, magari lui sta facendo di tutto per trasmettere qualcosa, però come sempre. Cioè, ci sarà sempre qualcuno che non apprezzerà. Questo proprio perché siamo tutti, ognuno diverso dagli altri, così anche i nostri gusti. Oddio, non voleva essere un monologo questa lezione, quindi vado subito al dunque. Allora, io di solito ragiono in questo modo. Contesto pop, ovviamente se suono jazz o simili, il mio modo proprio di ragionare è completamente diverso. Quindi utilizzo altri proprio, modi di fare fraseggio, altre scale, altri cliché, eccetera. Rimaniamo in contesto di musica leggera e facciamo finta che abbiamo un brano e abbiamo tot battute per fare il nostro solo. Allora, la base che ho scelto oggi è composta molto lenta, siamo 68 bpm, e è composta da questi accordini qui. Allora, Mi bemolle, quindi la tonalità maggiore, Mi bemolle maggiore, Si bemolle sesta, Basso re, Do minore, La bemolle. Con l'aggiunta della nona. Questi sono i quattro accordi, quindi un accordo per battuta del nostro brano immaginario. Allora, la prima cosa che faccio, ovviamente poi se siamo in live è una cosa, diciamo, un po' improvvisata, non è che ho tutto questo tempo per pensare, quindi bisogna anche avere un po' di esperienza e saper, diciamo, arrangiarsi anche nelle occasioni di proprio improvvisazione nel vero senso della parola. Però se invece è un brano che devo studiare, quindi ho tempo prima per prepararmi, non dico il solo, ma per prepararmi un po', diciamo,
per capire dove muovermi, per capire intanto che sonorità al brano, in questo caso una ballad, quindi cercherò di rimanere in tema, anche se in questo caso non è che ho una melodia di riferimento, in quel caso prendo anche spunto da quello. Allora, cosa fondamentale? Mi studio innanzitutto un accordo per volta. Allora, abbiamo il Mi bemolle, quindi mi studio ad esempio la triade di Mi bemolle maggiore. Eccetera, eccetera, su tutta la tastiera. Poi posso aggiungere la settima, quindi aggiungo il re naturale. Ci posso provare la pentatonica maggiore di Mi bemolle. Le varie cose che ho detto nelle lezioni precedenti, quindi pattern, eccetera. Fino ad arrivare alla scala di Mi bemolle completa, quindi. Stessa cosa per gli altri accordi, il Si bemolle sesta. È composto da Si bemolle, Re, Mi bemolle e Sol. Quindi posso suonare appunto questo arpeggio, Si bemolle sesta. Che non è altro che un Sol minore settima. Vero? Poi c'è il Do minore. Ah, e qui ci posso associare ovviamente la pentatonica di Si bemolle, maggiore di Si bemolle. Poi c'è Do minore, stessa cosa, suono su tutta la tastiera. Ci associo, volendo, la scala di Do minore naturale. Per ora rimaniamo sulle scale semplici, senza andare a cercare sonorità particolari. Pentatonica di Do minore, che quindi è identica a quella di Mi bemolle, o come abbiamo visto, una possibile alternativa è quella di suonare la pentatonica un tono sotto, quindi rimarrei in Si bemolle, anche sul Do minore, Si bemolle maggiore. E poi c'è un La bemolle, la nona aggiunta. Ne abbiamo La bemolle, Do, Mi bemolle e la nona che è Si bemolle. Che mi riporta a Mi bemolle. Allora, che possibilità abbiamo? Innanzitutto, molti direbbero, vabbè, prendo la pentatonica di Mi bemolle. Sono già a posto perché bene o male su tutti questi accordi ci sta bene. Io preferisco un discorso di arpeggi in genere, preferisco gli arpeggi alle scale, ovvero prendo appunto le note dei vari accordi e magari ci aggiungo le note di passaggio e soprattutto vado a cioè devo sapere perfettamente quali sono le varie note che compongono l'accordo successivo, quindi io ho Mi bemolle. Devo sapere qual è, ad esempio, ovviamente qual è il secondo accordo, quindi Si bemolle sesta. Ad esempio, la terza è un Re. Ok? Qui questo è fondamentale perché io, ad esempio, già posso fare una frase del genere.
One, two, three, four. Sul secondo accordo io vado sulla terza. Questo già dà una sonorità molto diversa dal tornare sulla tonica. Sarebbe. Se io ragiono così, con le terze, quinte, settime, ho molte più, cioè ho già molte possibilità di, anche proprio per un assolo, perché, vediamo se mi ricordo la frase che ho fatto. Cado sulla tonica, ma dopo aver suonato la terza sul battere. Sono un Do minore, fatto tonica, quinta, terza minore, tonica. E qui invece di tornare sul La bemolle vado ad esempio sul Mi bemolle. Quindi sul battere della quarta battuta, che è l'accordo La bemolle, vado sul Mi bemolle. Posso ricadere sulla terza del Mi bemolle che riparte il giro, quindi sul Sol. Questo, diciamo, in genere è il mio modo di improvvisare preferito in questi contesti. Ovviamente, cantandomi le idee che mi vengono, cantandomele in mente e poi cercando di riprodurle sullo strumento, è difficile mentre suoniamo pensare, ok, ora faccio questo arpeggio, ora faccio quest'altro. Questo si fa in fase di studio, ma poi diventa, cioè prende padronanza, diciamo, il nostro vocabolario musicale, il nostro modo di interpretare un solo, le nostre frasi, i nostri cliché, eccetera. Quindi in realtà quando poi improvvisiamo, soprattutto nei live, io non penso mai troppo, anche perché se no diventerebbe molto, molto, molto impacciato il solo, diventerebbe una cosa non scorrevole, ecco, diciamo così. Quindi bisogna studiare tanto a casa, bisogna capire quali sono le scale che ci piacciono di più. Gli arpeggi, le sostituzioni, eccetera, però poi tutto questo, come tutti i musicisti fanno, diventa automatico, nel senso quando sento un determinato accordo, spontaneamente vado a suonarci determinate cose. Allora, vi metto la base e vediamo un attimo qualche idea al volo. Do minore. La bemolle. Proviamo. Una cosa fondamentale è prendere spazio tra una frase e l'altra, quindi non suonare 6.000 note per far vedere che siamo bravi. Prendiamoci gli spazi. Thank you.
Allora, questo è il mio modo di approcciarmi all'improvvisazione. Poi, ovviamente, come ho detto prima, ci sono troppe circostanze, troppe, diciamo, fattori che mi fanno propendere per un tipo di fraseggio rispetto a un altro. Con il fretless ho un altro modo ancora di suonare. Ripeto, in altri generi ovviamente il mio fraseggio è diverso, però tendenzialmente il mio modo di studiare l'improvvisazione è questo. Ecco, faccio un po' finta di parlare mentre suono, cerco di trasmettere qualcosa, in caso così di una ballad, ho cercato di esprimere qualcosa di malinconico perché sentivo un po' la sonorità, pur essendo un brano, una base maggiore, mi trasmetteva questo sentimento. Quindi, Zeta Music, Zeta è il nome, Music cognome. Io spero di averti dato qualche input su come approcciarti anche te all'improvvisazione. Se non ci sono riuscito, basta che mi scrivi qualche informazione in più su cosa vorresti approfondire ancora meglio, e invito tutti voi a fare altrettanto e a scrivermi cosa volete diciamo approfondire. Poi ci vediamo al prossimo video.